forme inedite di spettacoli dove gli artisti sono riusciti ad attirare l'attenzione del pubblico giocando tra imprevisti, trame ardite e l'arte circense che ha coinvolto il cuore di Marotta e è andato in scena il magico mondo degli artisti di strada con la terza edizione di Festivalle, l'affascinante Festival delle Meraviglie organizzato dall'Associazione Culturale Spazio Ortica e amministrazione comunale con il supporto della Proloco di Marotta. Dopo il successo delle passate edizioni, nuova direzione artistica firmata dall'artista Filippo Brunetti, che quest'anno ha messo in campo un programma ancora più coinvolgente. Allora, da neo direttore artistico è stato un lavoro eccezionale, è stato davvero appassionante organizzare un festival di arte di strada, perché tra l'altro faccio anch'io l'artista di strada, quindi trovarmi nei panni di un organizzatore è stata una bellissima cosa. Potremo vedere tanti tipi di artisti che offre il panorama del circo contemporaneo del teatro di strada. Ci saranno acrobati, un acrobata che farà dei numeri con una ruota che si chiama Russir, che si chiama. Poi ci saranno l'acrobatica aerea, ci saranno le marionette e ci saranno dei clown che faranno varie storie, si inventeranno, tra cui ci sarò anche io a fare spettacolo una di queste sere. E non solo, insomma, ci sono tante altre attrazioni di ogni genere qui a Festivalle. L'iniziativa, inserita nel ricco e variegato programma degli eventi estivi del comune, ha mantenuto la formula tipica del mondo dedicato agli artisti di strada che dell'improvvisazione sono i maestri. Tra le vie e piazza principale del lungomare si sono alternate diverse performance, spaziando dal teatro comico all'acrobazia come vera e pura forma artistica, dall'equilibrismo alla visual comedy, alle marionette, dagli spettacoli circensi al clown con il suo fantastico mondo tutto da inventare e da ridere, attirando l'attenzione dei tanti bambini presenti.